Buonasera, allora io spero mi si veda. Bene gente, allora ho sistemato meglio con la luce e tutto quanto. Se mi seguite sapete benissimo che adesso, tramite questo vecchio Get Ready With Me, ho trovato un lavoro, sono occupata, sono impegnata, cerco di fare mille cose, mi sono data una manata in faccia. Diciamo che dedicarmi a YouTube adesso è un po' difficile. O YouTube mi aspetta o niente, non è che sono in vena di popolarità, cioè veramente io utilizzo YouTube come mezzo per passare il tempo magari con qualcuno che ha il mio stesso interesse. Mi scuso per l'aspetto quasi lucido, dico quasi perché in realtà è lucido solo il naso, però per il resto ancora si mantiene e ve ne parlerò presto. Se mi seguite su Instagram potete già capire il perché. Come leggerete da qui sotto, vi faccio finalmente qualche video nuovo. Quindi, dicevo, che stavo a dire? Oddio. Stasera vi giro il video, un video haul, perché praticamente ho fatto acquisti da Pinky e in più ho fatto acquisti da Cult Beauty. Voi sapete che è il mio sito preferito al momento riguardante trucchi, però ci tenevo tantissimo comunque a fare questo video perché, come sapete, è uscita la nuova palette di Anastasia Beverly Hills e io non potevo non comprarla. Comunque, andando per ordine, quando sono andata da Pinky e quando sono entrata ho visto un prodotto che io avevo già puntato, ma lo stavano scontando. E cosa ho preso? Guardate che bella! Allora, ho un debole, sapete, mi piacciono le borse, poi soprattutto se sono non piccole ma medio-grandi, le adoro perché proprio ci potete mettere di tutto, di più. Io poi sono un tipo che, se avete visto il mio unico, penso, e vecchio video di What's in my bag, cioè io veramente ci metto il mondo nelle borse. Contate che questa borsa, intanto parto dal dire che da 25,99€ stava a 18€, quindi ho detto la voglio. Si apre benissimo. Ci sono due tracolle perché in base a come vi sentite nella giornata, o utilizzate quella marrone o utilizzate questa blu con le righe bianche, o bianca con le righe blu, fate popis. Adoro tantissimo. Ma veniamo alla parte clou, al succo proprio del video. Anastasia Beverly Hills. Io penso che al momento io mi sto veramente drogando di Anastasia Beverly Hills perché sto riconoscendo quanto veramente il prodotto, il marchio, sia veramente eccellente. Adoro la Subculture e la potete vedere in azione qui. Adoro la Prism e la potete vedere semi in azione, però presto vi ci voglio fare un altro video, un altro tutorial. Sabato io sono uscita, ho utilizzato il verde smeraldo che si trova nella Prism e vi assicuro che è un verde bellissimo, cioè tanti si lamentano che non è proprio il verde smeraldo che si trova nella palette, io invece l'ho amato proprio per quello, perché è un verde duochrome che non è brillante verde smeraldo, ma regala questi effetti semi violacei, scuri, e mi è piaciuto tantissimo. Contate, ci ho fatto questo smoky, me ne sono innamorata follemente. Adesso, da tanto si vedeva questa nuova palette, cioè, che ve lo dico a fare, gente, a parte io sono una malata di palette nude, ma poi, gente, c'erano altre cose che volevo prendere e alla fine ho detto vaffanculo, faccio un bell'ordine di Anastasia Beverly Hills. Cult Beauty, mi è arrivato il pacco oggi, sapete quanto amo questo sito, vi rimando a tutti i video possibili che ho fatto, però vi assicuro, bellissimo, cioè come sempre, ordine in tempo. Questo è il foglio del mio ordine, questo è il pacco, troppo carino, che tutto imballato, ok, per ora tutto a posto, ovviamente sempre la carta, mamma mia. Allora, partiamo intanto campioncini, perché si poteva decidere nell'ordine che cosa far entrare nel pacco. Questo campioncino qui, che praticamente è una crema per il contorno occhi, poi però avevo messo anche lui, aiuta praticamente a pulire i pennelli, e lo volevo provare perché ne parlavano molto bene in quanto essere della marca La Blender. Però nel sito vi fanno vedere proprio il barattolo grande, non mi aspettavo mi arrivasse il campioncino, quindi ci sono rimasta un po' male, speravo mi mandassero proprio, non dico proprio il barattolone, ma almeno magari un campione di quelli come fa Kiko di solito, però vabbè, come si dice, non ci lamentiamo. Veniamo alla parte forte. Allora gente, io
Questo è quello che ho ordinato, eh. Allora, partiamo da lui. Rossetto Anastasia Beverly Hills, che lo volevo assolutamente, perché quando l'ho visto, io oramai seguo Anastasia Beverly Hills su Instagram, ho detto mi ricorda troppo Fletta Fabulous di MAC. Quindi ho detto voglio prendere questo rossetto di Anastasia, uno per provarli e due perché comunque è una tonalità di colore che mi piace tantissimo. Quindi voglio vedere se veramente è così scuro. Questa è la scatolina. Questo è il rossetto, cioè è qualcosa di meraviglioso, veramente molto elegante. Mamma mia! E questo è il fucsia. È veramente scuro. L'odore non è male, eh. Vediamo adesso, Mari, vi scrivo due righette se mi piace o non mi piace, però non è male. E questo è Plumeria come, come rossetto. Sono 12 mesi di durata di rossetto, quindi la durata non è male, e sono 3,5 grammi di rossetto. Poi, gente, sinceramente volevo provare anche le tinte labbra, perché ho provato Huda Beauty, mi sta piacendo, ma ripeto, l'effetto appiccicum a me non piace, è molto leggero, eh. A questo punto ho detto provo anche Anastasia a Beverly Hills, è che non te lo provi, e ho preso il kit. Preferisco con la stessa quota di una tinta labbra prenderne tre, sono tre bei colori, eh. Mesi di durata con 2,3 grammi di prodotto. Comunque è tanto per essere... Vi assicuro che pesano, per essere 2,3 grammi. Poi, gente, sinceramente quando l'ho visto ho detto deve essere mio. Non mi è importato niente. E sto parlando l'illuminante di Anastasia Beverly Hills. Sapete come sto andando fuori adesso per il discorso glow. Poi io, a differenza penso di tanta altra gente, utilizzo gli illuminanti anche come ombretto, quindi non mi fermo alla normale applicazione. Comunque sapete che io utilizzo tantissimo illuminanti MAC, cioè io ho solo MAC di illuminanti, a parte qualche cosa di Pupa, però Pupa non mi soddisfa, non ha una buona durata sulla mia pelle, quindi ho detto voglio provare questo di Anastasia Beverly Hills e vedere se veramente è figo, perché vedo dei bellissimi risultati e dei bellissimi effetti. Poi mi piaceva perché era uno champagne molto delicato. Ma vediamo il prodotto, vero? Pack stupendo. Sono 12 mesi di durata con 9 grammi di prodotto, gente. Madonna mia, guardate, guardate che finezza. Cioè, il pack è stupendo. A parte c'è lo specchio, eh. Guardate che roba. Guardate che figo, poi questo effetto onda. Bene gente, arriviamo all'ultimo prodotto che era proprio quello che volevo. Stiamo parlando ovviamente di lei, la Soft Glam e quarta palette. Sì, è la quarta palette in casa Anastasia Beverly Hills. Come l'ho vista a bocca aperta proprio. Anche questa si presenta così, velluto, bello, poi è giallo, quindi sapete che amando il giallo la volevo troppo. Ed è intatta anche questa, guardate che bella, cioè i colori sono veritieri, quindi non vi preoccupate. Solito pennellino, che anche questo proverò a riutilizzarlo, ma a me i pennellini di Anastasia non è che mi facciano tanto impazzire. E i colori sono questi, guardate che bella. Questo colore mi fa impazzire. Bella, 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 bella. Sono contentissima. Che dire, questi colori così glitterati, io vi dico, cioè, sarebbe da prenderla solo per questi due. Contate che questi due in alto, a differenza di questi due qua in verticale, sono veramente glitterati. Ombretti glitterati di Anastasia Beverly Hills sono qualcosa di stupendo, sono veramente belli. Non vedo l'ora di utilizzarla. Bene gente, io spero vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere, ovviamente aspetto di sapere la vostra. Io vi mando un grosso bacione, vi saluto, mi vado a fare una bella doccia e mi rilasso adesso. Al prossimo video.